Allora, eccoci qua, un'altra puntata di Dazzebao, la 14ª, un altro consiglio di lettura, Il sentiero selvatico di Matteo Righetto. Provate a contare quante volte sbaglierò a dire il titolo e lo chiamerò Il sentiero selvaggio, anziché Il sentiero selvatico, perché a me, essendo lettore volontario, mostri selvaggi, sentiero selvaggio. Comunque questo invece è Matteo Righetto, Il sentiero selvatico. Allora, sono arrivato a questo libro in modo particolare, nel senso che ero in vacanza, c'era una presentazione appunto da parte di Matteo Righetto, sono andato ad ascoltarlo, sinceramente non è che mi abbia fatto innamorare di lui, mi è sembrato un po' troppo piaccione, sapete, quelli che parlano e poi mettono la parola dialettale al punto giusto, fa la pausa al momento giusto, non è che quando è stato lì ho detto oh, oddio lo amo, prendo il suo libro. Però dopo aver superato questa cosa qui, che probabilmente è anche invidia da parte mia, ho ascoltato quello che diceva, mi ha colpito come lui descrive il rapporto con l'ambiente in generale. Poi lui è un uomo di montagna, vive a Padova, ma passa molto tempo in montagna, e quindi diciamo che mi ha molto colpito questo aspetto qui, mi ha colpito talmente tanto da farmi decidere di comprarlo. L'ho comprato innanzitutto per farlo leggere a mia moglie, a mia figlia, poi l'ha letto anche mia mamma, quindi mille generazioni, alla fine l'ho letto anch'io. Allora, il libro si conferma una bella lettura, una lettura dove c'è tanto l'ambiente, c'è tanto la montagna, a me questo è piaciuto un sacco. Lui indubbiamente a scrivere è bravo, cioè sa far scrivere. Quindi un libro che mi è piaciuto tanto, soprattutto per l'aspetto legato alla natura, al rapporto con l'ambiente, al ruolo che dà all'ambiente. Cioè qui la montagna, l'ambiente e tutto ciò che ruota attorno, che è anche una lettura un po' mistica, è protagonista, non è contesto. La montagna non è solo il posto in cui si svolge l'azione, ma è un personaggio. È forse il personaggio di questo romanzo. Quello mi ha colpito molto, così come mi ha colpito una capacità di raccontare per brevi flash quella che è stata la prima guerra mondiale in un territorio che è quello ladino, quindi parliamo di quello che è il nostro Trentino, il nostro Alto Adige, e come questa prima guerra sia stata vissuta, e con dei flash, perché è marginale, è momento storico, ma non è protagonista, se non perché ha un impatto importante come momento storico, però la dipinge secondo me in maniera molto molto efficace. Quindi questi due aspetti qui, quindi come ha descritto l'ambiente, come ha fatto vivere l'ambiente, come gli ha assegnato un ruolo e come ha trattato la questione guerra mondiale, prima guerra mondiale, sono i due aspetti che rendono molto molto bello il libro. Molto 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 velocemente la trama, per non spoilerare molto, anche se è una trama in realtà non spoilerabile. Allora, è la storia di Tina. L'aspetto interessante è che questa Tina è un personaggio marginale, diciamo così, secondario è molto più bello che marginale. È il personaggio secondario di un altro romanzo che io non ho ancora letto, ma che potrei voler leggere. Però è un personaggio talmente forte che alla fine nasce questo, chiamiamolo spin-off, in cui si racconta la sua genesi e la sua vita. Cosa succede? Pina abita poco prima della prima guerra mondiale, lei è una ragazzina di 12 anni, abita in montagna con suo babbo e sua mamma in un territorio martoriato dalla pioggia da diverse settimane che non smette di piovere. Siamo i primi di novembre, fino a ottobre, primi di novembre, non smette di piovere, tant'è che molti cominciano a vedere in questo un qualcosa di un maleficio, qualcosa di malefico. C'è la messa per i morti, ovviamente in quelle comunità lì, in quell'epoca lì, una messa con tutti presenti, diciamo. Durante la messa Tina sparisce, non la si trova più, la vanno a cercare per i boschi, se non che il giorno dopo riappare completamente asciutta, pulita, fatta eccezione per le scarpe. Tutti quanti tirano un sospiro di sollievo, ma il prete dice attenzione, perché potrebbe essere venuta a contatto con i morti, e da allora lei diventa la strega.
viene etichettata dai paesani come la strega, quindi una ragazzina di 12 anni, lei e la sua famiglia in questa piccola comunità gli viene appiccicata addosso questa etichetta e lei se la deve tenere e ci deve convivere tutta la vita. Il libro è la storia della sua vita, diciamo con un focus molto forte sulla parte della giovinezza, la sua presa di consapevolezza di quello che è successo in quella strana notte e del fatto che tutti quanti le attaccano addosso, la taggano con questo tag che è quello della stria, della strega. Questo per fare una breve sintesi. Quindi una lettura molto piacevole, che scorre molto bene proprio perché la capacità di scrittura di Righetto è sopra le righe, cioè è uno che a scrivere è molto bravo, c'è un cazzo da dire. I due aspetti che vi ho trattato sono molto molto belli. Una cosa che inizialmente mi ha lasciato un po' così, ma pensandoci poi forse anche poco, mi sarebbe piaciuto un po' più di storia di Tina, un po' più del suo personaggio, un po' più invece c'è, lo dico male, c'è più il passare del tempo che non il passare della sua vita e della sua storia. Però alla fine forse è giusto questo equilibrio qui, è giusto questa cosa qui, per cui diciamo, senza aver sbagliato probabilmente neanche una volta il titolo, ve lo raccomando di nuovo, è Il Sentiero Selvatico, lui è Matteo Righetto, scrittore che, ripeto, come ho detto all'inizio, non mi ha conquistato in quella presentazione per i modi di fare, ma era una presentazione, era su un palco, cioè col senno di poi, col fatto che alla fine a me va bene tutto, col senno di poi era sul palco, una presentazione molto numerosa, ci sta che uno spinga un po' e saturi un po' quelle che sono le sue caratteristiche. Quindi a me lì è sembrato un po' teatrale, un po' piacione, ma è il contesto, diciamo, cioè 50% di contesto, 40% di invidia e 10% che lui è così. Però quello che ha detto sull'ambiente, nonostante questo all'inizio messo un po' lontano, insomma mi ha un po' respinto, quello che ha detto sull'ambiente, sul rapporto all'ambiente, per me è stato molto bello, molto interessante e ho scoperto di condividere molti valori. Sono arrivato a prendere questo libro, che è una lettura che vi consiglio molto, è molto bello, è molto bella, ripeto, la montagna, l'ambiente, come integra leggende, miti, storie, verità, natura, storia, tutto quanto attorno a questo personaggio di Tina, che è un personaggio che viene da un altro libro, aveva molto fascino nell'altro libro, come hanno detto insomma i presenti che l'avevano letto, mantiene ancora molto fascino, mi resta ancora molta curiosità intorno a questo personaggio. Però arriviamo alla fine, questo era appunto Il Sentiero Selvatico, Matteo Righetto, una lettura che vi consiglio. Questa era la 14ª puntata di Dazzebao, ci vediamo alla prossima, ciao!